Chievo supera 2-0 la Cremonese al termine di una partita molto concreta e solida di fronte a un avversario grigio-rosso che nella ripresa non ha assolutamente reagito al gol dello svantaggio maturato nel primo tempo sul calcio di rigore. Una Cremonese che ha cercato di essere ordinata ma è assolutamente inconsistente, molto imprecisa nel possesso palla, nei controlli, nei passaggi e soprattutto a tratti molto distante. I giocatori hanno faticato a far girare palla perché c'erano troppe distanze in campo da colmare, contro un Chievo invece che si è dimostrato atleticamente di un altro livello rispetto ai grigiorossi, molto più compatto e quindi molto più bravo e maturo nel raddoppiare sul portatore palla e nell'intercettare qualsiasi manovra grigiorossa. Veramente zero le occasioni avute per i grigiorossi, che praticamente non hanno mai impensierito, sempre se non nel finale con un tiro di Sela neanche irresistibile, molto centrale. Quindi una Cremonese veramente piatta, che ha combinato veramente poco e dopo, diciamo, lo sgarbo di Frontera che ha regalato un rigore a Chievo non è arrivata quella reazione che ci si attendeva. Veramente la squadra si è sciolta lentamente fino al gol del raddoppio, che praticamente ha chiuso di fatto una partita in cui il Chievo non ha mai perso la propria posizione in campo, non ha mai perso assolutamente il controllo della gara. A questo punto la Cremonese deve prendere decisioni determinanti e decisive per rimediare a un campionato assolutamente deficitario. Terza sconfitta consecutiva. Si va alla pausa fino al 17 gennaio con la trasferta a Pescara. Il calcio, la Serie B si ferma, la Cremonese si ferma. Adesso ci saranno giorni di riposo per i giocatori, quelli previsti da contratto, ma chiaramente bisogna muoversi e dare una svolta e prendere decisioni abbastanza drastiche per risollevare la squadra da questo momentaccio.